Al professor Alberto Pirni, qui alla Scuola Normale Superiore, chiediamo cosa si intende per antropologia del limite. Con questa espressione ho provato questa mattina a identificare una sfida della comprensione del presente, ovvero del nostro tempo, ma soprattutto una sfida della comprensione della domanda antica su che cos'è l'uomo. E l'uomo è quell'essere che non smette di interrogarsi su di sé, che non smette di pensarsi mancante o privo di un centro, ma soprattutto è quell'essere che, a mio avviso, e questo è il dato sul quale dovremmo ancora riflettere, è quell'essere che non ha ancora riflettuto su quali possono essere i suoi limiti fisiologici e ontologici. Noi stiamo arrivando a un punto in cui le tecnologie sono completamente parte della nostra vita e nell'essere completamente parte della nostra vita, da un lato risponde alla nostra ansia di perfezione, dall'altro alla nostra ansia di perfettibilità, ma aprono forse un terzo versante. È il versante di quella che già Charles Darwin identificava come la tipologia dell'abortività degli organi. Può darsi che noi dobbiamo confrontarci con esseri o con modi di diventare uomini che hanno o devono fare a meno di organi, di parti del loro sé, o devono segnalarne o ratificarne un sottofunzionamento. Siamo sicuri che vogliamo andare in questa direzione? L'antropologia del limite prova a riflettere esattamente su questo punto e a identificare batterie critico-teoriche per allontanarne i rischi più perniciosi.